Dall'8 dicembre presepi grandi e piccoli, classici e tradizionali si possono ammirare nella chiesa di San Giuseppe nella parrocchia di Sant'Ippolito. Una mostra artigianale di 35 presepi realizzati con materiali tradizionali di riciclo e naturali a cui hanno partecipato le famiglie, le scuole e le classi del catechismo. Un'intera comunità che si è mobilitata per far ammirare i numerosi visitatori i lavori realizzati con tanta passione e impegno all'interno di una mostra visitabile fino all'Epifania. Rossana, questo non è il primo anno che realizzate questa mostra, da quando avete iniziato? Abbiamo iniziato nel 2021, dopo il periodo del Covid. Si sentiva in parrocchia la necessità di rimetterci insieme per fare questo progetto. Inizialmente l'abbiamo fatto in una cappella adiacente alla chiesa principale, la cappella di Santa Rita, e abbiamo avuto una buona partecipazione. La gente ha avuto piacere di rimettersi un po' in gioco, e chi non ha partecipato con i presepi comunque alla fine di ogni funzione della messa, intendo, andava a visitare questi presepi. Ci siamo ritrovati insieme in questa esperienza. Quanti ce ne sono? Sono 35, però abbiamo messo, in realtà quest'anno non sono tutti di quest'anno, abbiamo messo anche alcuni dell'anno precedente perché qualcuno ho avuto piacere di riportarli in mostra. Chi sono i partecipanti? I partecipanti sono i ragazzi del catechismo, i ragazzi della scuola. Quest'anno abbiamo solo la scuola primaria, l'anno scorso abbiamo avuto anche la scuola media, e poi le varie famiglie e i vari ragazzi del paese. Con che materiali sono realizzati? Sono realizzati nella maniera tradizionale, ma anche con materiale di recupero e anche con stoffa. Alle mie spalle c'è l'esempio dei presepi della scuola primaria di quest'anno, che hanno utilizzato esclusivamente materiale di riciclo, che in questo caso si tratta di scatole. Altri oggetti particolari? Per esempio, l'anno scorso il parroco aveva dato le scatole della parrocchia per mettere le offerte, quelle rimaste qualcuno ha ideato il presepe a New York. Abbiamo un esempio qui davanti. Qualcuno ha preferito fare con stoffa. Abbiamo anche più quadri realizzati con stoffa. E abbiamo un mosaico realizzato con carta. L'anno scorso, ma adesso non l'abbiamo qui in mostra perché è stato donato alla chiesa, un signore aveva fatto un presepio a mosaico col vetro. Domino, qual è lo scopo della realizzazione di questa mostra? Lo scopo di questa iniziativa è far partecipare un po' tutti, e per dare alla vita anche in paese, anche in parrocchia, perché questa iniziativa ci dà alla vita ai ragazzi, ai bambini della scuola, e poi far partecipare anche gli adulti. Ci sono tra i partecipanti anche gli anziani che sono coinvolti a questa iniziativa, e dà una vita anche in parrocchia. Il 7 gennaio, ultimo giorno della mostra, alle 15.30 verrà consegnato un diploma a tutti i partecipanti e saranno donate delle risme di carta alle scuole che hanno partecipato. A seguire poi un momento conviviale nella piazzetta di Via del Mercato.